Perché sei uno dei personaggi più iconici degli anni 90, del ciclismo degli anni 90? Ma io credo di aver dato una svolta in questo periodo, quindi piaccia o non piaccia, io sono stato un corridore che a volte è stato diverso anche dalla massa, ho rischiato di perdere corso, ho perso delle corse, però il carisma non è di tutti e quindi ho fatto quello che mi ha fatto piacere fare, non ho fatto niente che non sono me stesso, tutto quello che è fa parte di me stesso, caratterialmente. Che piaccia o non piaccia, ma alla fine è questo. Qual è la cosa che ti piaceva di più di quel ciclismo? Ma sai, era un ciclismo comunque duro, difficile, è stato difficile anche emergere per me, quindi sai, arrivando da anni difficili, tornare alla ribalta non è stato facile, quindi mi sono un po' reinventato dopo alcune problematiche che ho avuto con un incidente al Giro di Svizzera, problemi anche familiari, ho perso la figura importante di mio padre, quindi tante cose hanno influito caratterialmente, che magari un altro sarebbe sprofondato. Invece io ho capito che devo tornare più forte, devo dimostrare, al di là che potevo far vedere agli altri, ma dimostrare a me stesso che io c'ero, qualcosa di me di buono c'era e dovevo tirarlo fuori. Quali sono le tre vittorie più belle che ricordi? Ci sono momenti particolari nelle vittorie, ma anche non vittorie, perché devono rimanere unici nel suo genere. Io quando ho preso la maglia gialla, quello è stato il mio primo boom, mi sono fatto conoscere la gente, ma è stato anche per me una sorpresona, perché mi è venuto sulle spalle qualcosa di più pesante di quello che poteva essere in quel momento per me. Quindi gestire quel momento non è stato facile, però sono riuscito a emergere perché non mi ha fatto paura questo. Mi ha dato la motivazione di dover dimostrare, ancora una volta lo dico a me stesso, ma anche ai tifosi che mi aspettavano, ma anche agli altri che erano un po' più titubanti, che non era nato tutto così per caso, non era un passaggio come una fuga, come raccontano ogni tanto Bidone, qualcosa di buono c'era. La Milano-Sanremo, unica nel suo genere, ancora oggi, 150 km di fuga dopo 150 km di corsa, vinta in quella maniera, rispetto a tante altre corse, più ragionata. Perché se l'avessi fatta da sola non sarei arrivato, invece mi sono tenuto vicino corridori che mi servivano. Mano a mano li ho eliminati, ne ho tenuto uno fino alla fine e l'ho staccato per non perdere l'occasione di vincere una Milano-Sanremo, perché Milano-Sanremo è una delle corse uniche nel suo genere. Si può perdere, si può vincere, ma non si regala. E poi la tappa del Sestriere è un po' la ciliegina, perché è venuto fuori un qualcosa di storia. Un qualcosa che non ti aspetti, un qualcosa che ha fatto la differenza anche dentro di me e che continua oggi a fare ancora la differenza. Mi ha dato quel carisma in più per piacere alla gente. Bellissimo. Allora, se i tour degli anni 90 avessero avuto molti meno chilometri a cronometro, pensi che le cose sarebbero andate diversamente? Per esempio, quel tour del 92, chiuso al secondo posto. Sai, col senno di poi potremmo raccontare tutto. È ovvio che meno cronometro c'erano. Io ho un vantaggio in più, avrei perso molti minuti, meno, magari anche qualche cronoscalata in più ci sarebbe stata, magari qualche salita in più ci sarebbe stata anche, o ci poteva stare bene. Tutte queste potevano essere cose per me positive, insomma, che mi avrebbero dato una mano per cambiare un po' anche il modo di correre, ma magari avrebbe cambiato il mio modo di correre, non lo so. Mi avrebbe fatto partire un po' meno da lontano, mi avrebbe tenuto un po' più lì, tanto dico c'è più salita, non c'è la cronometro che mi può dar fastidio. Vedi, col senno di poi potevo cambiare anche io, potevo essere diverso pure io come persona, come corridore. Nell'insieme delle cose, però sono contento comunque sia andata. Che cosa ti spingeva a ribellarti così tanto allo strapotere di Miguel Indurain e della Banesto? Beh, mi dà fastidio questo modo di correre con questa squadra che tirava tutto il giorno. Non volevo portarmi a rimorchio così fino al traguardo. Cioè, dovevo dare qualcosa di più. Volevo far saltare il banco. Ci sono riuscito tante volte. Sono riuscito a far saltare la squadra e a isolarlo, perché il mio intento era spesso e volentieri di isolarlo. Poi ritornavo in corsa grazie agli altri. Però io la mia parte devo farla fino in fondo. E qual è invece il più grande rimpianto?
mi manca un mondiale, perché l'avrei meritato, avrei portato con onore una maglia che nell'arco della stagione avrei potuto onorare, perché ho sempre onorato una stagione intera. Sono stato anche sul tetto della classifica dei corridori, a dimostrazione che di punteggi ne facevo tanti, la presenza in tutte le corse, insomma. Poi era quella soddisfazione che volevo dare a un personaggio come Alfredo Martini, che ha avuto molta fiducia su di me, mi ha motivato, era per me come un padre. E io stavo a lui a qualsiasi parola diceva. A volte avrei dovuto correre mondiali diversi, eppure l'ho fatto perché ritenevo che lui fosse la persona da ascoltare e la persona da rendergli omaggio, perché meritava, per come sapeva gestire una squadra. Non era facile gestire un mondiale in quegli anni, con tante teste, tanti personaggi vincenti, però lui ce la faceva. Ma al mondiale di Agrigento del 94, dove hai chiuso secondo, si poteva fare meglio, si poteva lavorare meglio come squadra, secondo te? Si poteva lavorare meglio, si poteva correre meglio. Io sono rimasto tante volte tagliato fuori dalla corsa, non c'erano gli auricolari ovviamente, quindi tante volte non riuscivi neanche a capire come funzionava la corsa, perché erano ancora i momenti delle corse dove i compagni di altre nazioni magari ti davano una mano. Oggi non è più così anche questo, però altri compagni di altre nazioni potevano darti una mano e quindi far saltare i piani anche di quelle che erano strategie. Agrigento sono rimasto troppe volte tagliato fuori dalla strategia di corsa, credo che uno dei mondiali più difficili, tra l'altro, che avrei potuto vincere facilmente, ma perché me lo sentivo. A volte parlo con sicurezza su corse che ero sicuro, e a volte su corse sicure ho perso, non per colpa mia. Cosa pensi del ciclismo moderno e qual è il corridore oggi che ti emoziona di più? A me piacciono i corridori che hanno carattere. Quindi mi piace il corridore alla Evenepoel, mi piace il corridore alla Pogacar, che sono poi corridori anche abbastanza presenti sull'arco della stagione, quindi danno continuità, sono capaci di far saltare i piani, non hanno strategie fisse come determinate squadre. È un po' una maniera moderna del ciclismo vintage, se vogliamo dire così. Sei d'accordo sul fatto che qualcuno dice che bisognerebbe, anche noi, anche io Giorgione lo ammetto, che bisognerebbe alleggerire un pochino i grandi giri, magari togliere qualche tappone, rendere l'ultima settimana un pochino più facile per stimolare i corridori ad attaccare e a non aver paura? E in effetti adesso c'è spesso e volentieri la corsa nella corsa. Se vediamo, a volte vanno via gruppi di 40 corridori. Ai nostri anni era impensabile che un gruppo di 40 corridori andasse in fuga. Poteva far veramente saltare il banco in un attimo, una cosa del genere. E in effetti siamo arrivati anche a un ciclismo dove siamo all'esasperazione, all'esagerazione delle salite. Tra un po' arriveremo alle salite dove ti ribalti talmente sono impennate. Ovviamente te lo permette anche la tecnologia e le biciclette attuali, però credo che sia un qualcosa anche di troppo eccessivo. Cioè, bisogna dare spazio un po' a tutti, quindi non sempre, solo, esclusivamente allo scalatore e basta. Domanda secca, Pogacar o Vingegaard? Pogacar, perché mi rappresenta meglio come corridore, mi piace la sua continuità, mi piace anche i suoi momenti di crisi, e mi piace un po' tutto di lui. Ha degli ingredienti che lo ritrovi in un corridore come i nostri tempi. Può andare in crisi, può essere più forte nel momento, e questa è la bellezza del corridore, vero. Cosa cambieresti del ciclismo moderno? Non sono mai stato un amante degli auricolari. Le radioline? Radioline. Quindi lascerei un po' più anche di spazio all'istinto del corridore, anche perché non vorrei che questi corridori un giorno fossero troppo sordi, perché avere qualcuno che ti urla sempre dentro un orecchio, non voglio pensare quanto sia difficile, complicato. Se avessi avuto tu una radiolina ai tempi? No. La staccavi? No, assolutamente no. Sono uno che piuttosto chiamavo dalla miraglia. Una volta era sofferenza anche andare a prendere una borraccia, perché magari ti mandavano a prendere la borraccia dietro alla miraglia, quando magari il gruppo andava anche a 40-50 all'ora, e quindi difficile. Oggi è tutto più facile anche la borraccia. E sono facilitati tutto, ovviamente, perché le strade molto più belle,
il tempo dà opportunità di non prendere a volte parte alle corse che, con tutto rispetto, sarebbe tutto da valutare anche. E, insomma, noi eravamo un po' corridori un po' più eroici, secondo me, molto più eroici. Non è parlare del passato, essere vecchi, è la realtà di quello che era il corridore, perché una volta il corridore era questo, era un corridore, il faticatore, era il corridore che una volta davanti alla televisione diceva: mamma, sono arrivato uno. Quindi un po' l'operaio dello sport, l'operaio del ciclismo, questo, faticatore, dici che non si lamenta mai. Dici che adesso sono diventati un po' più delicati i corridori, sotto un certo aspetto. Ma tutto è dovuto alla delicatezza anche a quello che ci circonda, all'attualità. Penso solo che non c'era il telefonino nei nostri tempi. Oggi col telefonino fai tutti, addirittura fanno anche in corsa cose impensabili. Non era pensabile una volta, quindi siamo in tempi diversi, si accetta il momento che è. Se poi vogliamo fare paragoni veri, non sempre quello che porta alla tecnologia è positivo, non sempre. In chiusura, allora, tu da parecchi anni partecipi un po' a gran fondo, gare anche in circuito, ma cosa ti spinge, dopo aver fatto una carriera di altissimo livello, di primo piano, a fare ancora metterti questo? In discussione, a partecipare a gare amatoriali? È sbagliatissimo, perché non mi metto in discussione. Quando vado, vado per onor di firma, per gli amici organizzatori, per i corridori che io incontro normalmente anche quando pedalo, quindi fa piacere stare in mezzo a loro, quindi non vado mai a litigare, a creare problemi, mettermi in difficoltà e nemmeno mettermi in discussione. Mi piace farlo con passione, mi piace competere, perché comunque l'istinto dell'atleta, che è stato per tutta la vita, l'adrenalina comunque rimane, e lo fai con quello che hai, perché non faccio allenamenti come fanno tanti per diventare dei fenomeni nelle gran fondo o nelle gare a circuito. Quello che ho, che mi sia allenato o non mi sia allenato, lo faccio perché mi libera dello stress e mi dà quell'istinto passionale, che l'adrenalina è là, sempre pronta a dare il suo meglio. E in più dispensi anche consigli a chi corre. Sì, ovviamente questo sì, perché questo, facendo dei campus, facendo dei stage, soprattutto all'estero, ne faccio tanti, viene più istintivo e naturale raccontare cose anche terra a terra, non solo tecnologiche, perché siamo adesso tutto solo nella tecnologia, però non ci ricordiamo più di quello che è anche il passato. E l'acqua calda non è stata inventata oggi, è stata inventata prima, quindi ci sono delle basi da raccontare anche di quello che è stato in precedenza il nostro mondo. Tra l'altro, tu più di 10 anni fa avevi partecipato al Giro del Friuli amatori. Sì. E avevi avuto a che fare con Roglic, Primož Roglic. Com'è stato quell'incontro? È stato un sorpresone quando l'ho visto passare il professionista, perché quell'incontro al momento per me era uno come tanti. Okay. Tanto è vero che per caso anche in una tappa insieme a un altro italiano ci siamo trovati in fuga insieme, non ha mai collaborato con noi, ma io, come ti ho detto, il mio istinto era quello di fare qualcosa. Tu non andavi a litigare con gli altri? No, era proprio giusto per fare. Mi sono trovato per caso là, parlando l'italiano, andiamo, sì, dai, siamo là, ci lasciano là davanti, chi se ne frega, dico, andiamo. Però c'è questo che ci sta a ruota, fa niente, tanto chi, non lo conosce nessuno. A vedere dove è arrivato, come sono cambiati i tempi. No, mai avrei pensato un giorno, ai miei anni, quando ero professionista, un amatore potesse diventare professionista, non avrei mai pensato. No, ne manco io, era impensabile. È cambiato il ciclismo, sì. Si è evoluto talmente tanto che ormai anche l'amatore dentro di sé è un professionista. Tutta l'evoluzione che c'è stata ha portato anche l'amatore a evolversi, quindi a portare a migliorarsi, a allenarsi, a comprendere le corse. Tanto è vero che quando vai a fare le corse amatoriali non è una passeggiata ecologica. No. Cioè, bisogna avere un minimo di allenamento, perché anche le medie lo dimostrano. Quindi anche se vai per dire sì, oggi vado tanto per... se non sei un pochettino preparato, io ho la fortuna di avere l'esperienza, quindi so anche giostrarmi un po' le posizioni, mi viene tutto più facile, però sono delle belle tiratine, ma ogni tanto qualche tiratina fa bene. Allora, il prossimo anno ci vedremo qualche circuito, perché io e Giorgione parteciperemo, quindi magari avremo a che fare con te. Abbiamo solo insieme qualche differenza di anno, ma non ti preoccupare. Quando fanno correre tutti insieme, corriamo anche noi insieme. Ah, vabbè. Tutto nel calderone. Importante divertirsi. Questo è basilare. Divertirsi, passionali, quel che viene viene. Perfetto, grazie Claudio.